E continuiamo a parlare di videosorveglianza e di intelligenza dell'analisi con l'integrazione di un sistema di video analitica e uno di video management in un'unica soluzione che consente di rivedere e analizzare poi rapidamente i contenuti video, insomma, ad uso forense e non solo, in modo da velocizzare ed efficientare il lavoro degli operatori che devono stare a monitor e a video, mostrando in simultanea persone e veicoli che sono apparsi all'interno del video anche in momenti diversi, quindi riassumendo insomma tante ore di registrazioni in pochissimi minuti, le indagini diventano molto più rapide, molto più fruibili, con immagini fruibili e intuitive. Ce ne parla Daniele Fortin, Technical Solution Consultant di Helmat. Buongiorno a tutti, sono Daniele Fortin del team tecnico di Helmat. Innanzitutto vi ringrazio per esservi collegati a SEC Solution Forum 2022 per seguire questo nostro intervento. Oggi parleremo di integrazione. Integrazione che tiene come punto di riferimento gli operatori e tutti gli addetti alla sicurezza che utilizzano questi sistemi quotidianamente. Sono loro infatti che dovrebbero essere sempre il punto di riferimento quando si progetta un impianto di sicurezza. Lo scopo dell'integrazione di cui parleremo è infatti quello di rendere le indagini video più rapide e più intuitive, in modo da migliorare e da semplificare l'operatività degli addetti alla sicurezza. Ecco, queste persone sono il fattore umano che va a completare il fattore tecnologico e di intelligenza artificiale. Completare nel senso che la parte umana sappiamo che è determinante grazie alla sua discrezionalità e alla capacità di decisione che solo l'uomo può avere. Il fattore di intelligenza artificiale però velocizza, amplifica con un fattore esponenziale la potenza di questo tipo di analisi. E quindi noi con questa integrazione che vedremo tra i prodotti di Mindstorm e Briefcam andremo ad analizzare quali sono i miglioramenti che riescono ad avere con questo tipo di analisi. Briefcam è un'azienda israeliana, parte del gruppo Canon ed è focalizzata sui sistemi di videoanalisi deep learning. Propone sul mercato la soluzione unica, chiamata Video Synopsis, che permette di condensare in un breve video un insieme di target che sono comparsi anche in ore di registrato. Infatti abbiamo un riassunto video in cui, con un segmento di pochi minuti, riusciamo a visualizzare tutti i target, che sono in questo caso persone e veicoli, che si sono presentati nella scena. In questo modo si mantiene la capacità dell'operatore di analizzare la scena con i propri occhi, ma si aumenta notevolmente la semplicità e la velocità delle operazioni. Le funzionalità che ha Briefcam sono qui riassunte: Review, Respond e Research vengono chiamate. Review di fatto è la video synopsis, quindi la gestione di un caso analizzando le immagini registrate e applicando dei filtri per selezionare i target in base a delle caratteristiche specifiche. Abbiamo poi la funzione Respond, quindi avvisi in tempo reale. Respond permette di analizzare le immagini in tempo reale e, in base a delle regole predefinite dagli operatori, attivare degli alert e delle notifiche. E questo è un esempio di una schermata di Respond con una notifica in caso di rilevamento di una persona sospetta. Abbiamo poi la funzionalità Research. Research è una piattaforma di business intelligence che permette di visualizzare dei dati in modo grafico e in modo interattivo. Questi dati sono utili ai cosiddetti decisori, ai supervisori che sulla base di analisi statistiche possono ad esempio prendere delle decisioni per ottimizzare la gestione del traffico veicolare piuttosto che dei flussi di persone in ambito trasporti o ad esempio in ambito retail. L'altro elemento di questa integrazione è Mindstorm. Mindstorm non ha bisogno di presentazioni, è il produttore del sistema di gestione video, quindi Video Management System XProtect, che è la piattaforma open realizzata appunto con questa filosofia. E vedete i numeri presentati in questa slide. Parlano assolutamente chiaro, abbiamo un numero di partner di ecosistema che supera gli 8.000, 6.000 dispositivi supportati e più di 350 integrazioni di terze parti. Le
Vediamo con un semplice schema come si rappresenta l'integrazione di cui vogliamo parlare oggi e che tra pochi istanti vi faremo vedere anche in modo operativo. Abbiamo le telecamere che inviano il flusso video alla piattaforma WMS, quindi in questo caso Milestone X Protect, che provvede normalmente alla registrazione delle immagini e a renderle fruibili tramite lo smart client per un'analisi in diretta o sulle registrazioni. Il sistema di videoanalisi, Briefcam, riceve i flussi video in diretta o registrati dal WMS Milestone, li processa, genera dei risultati di analisi sul registrato in tempo reale o dei dati e li trasmette allo smart client. Ecco, lo smart client è il nucleo di questa integrazione, è l'elemento che grazie all'integrazione mette a disposizione degli operatori le immagini in diretta, le registrazioni e tutti i dati delle analisi che sono stati ricavati dal processing dell'intelligenza artificiale realizzata da Briefcam. Lo smart client, qui vediamo riassunte alcune delle caratteristiche, è sviluppato in modo esplicito per gli operatori di sicurezza per fornire un'esperienza di tipo unificato, quindi come abbiamo detto, sia la visualizzazione delle immagini in diretta che l'analisi grazie ai metadati che vengono estrapolati dall'intelligenza artificiale. Relativamente all'analisi delle immagini registrate, abbiamo la soluzione che si chiama X-Protect Rapid Review, che è nativamente integrata nel sistema X-Protect e che mette a disposizione le funzionalità che vedete ora comparire a schermo, che sono appunto quelle dell'analisi review di Briefcam. Bene, ora vedremo all'opera la soluzione Briefcam con l'integrazione Milestone, visualizzato il tutto direttamente sullo smart client come unico punto di controllo da parte degli operatori. Bene, vediamo ora con la nostra demo qual è lo strumento che viene posto davanti agli occhi degli operatori di sicurezza. Questo che vedete è l'X-Protect Smart Client, la classica visualizzazione in diretta, quindi con immagini live, e con un clic possiamo switchare alla parte di monitoraggio delle registrazioni. Come vedete, abbiamo alcune delle telecamere della nostra sede di Helmand. Ecco, da questo client con un clic possiamo passare alla schermata Briefcam. Vedete, c'è un tasto apposito che mi fa passare alla visualizzazione della parte di analisi video. Qui siamo nella schermata Review e vediamo la gestione dei casi, due casi che riassumono quattro telecamere messe assieme e possiamo vedere come vengono presentati tutti i risultati del rilevamento dell'analisi. In un'unica schermata si tratta di 567 risultati e qui vediamo un esempio, sono tutte delle thumbnail, delle anteprime video focalizzate appunto sul target. Vediamo qui come sono distribuiti tra le telecamere con le diverse quantità di target rilevati per ogni telecamera. Bene, da qui possiamo fare una prima analisi applicando un filtro e andiamo a applicare il filtro di classificazione e selezioniamo le persone e vediamo comparire le anteprime delle immagini di tutte quante le persone che il sistema è stato in grado di rilevare all'interno delle immagini registrate che abbiamo presentato. Oppure un altro metodo per procedere con la nostra analisi è cliccare sul tasto play per vedere la video sinossi. Questo appunto è il riassunto video che presenta tutti i target condensati in pochi minuti. Vedete ad esempio quest'auto comparsa alle 18:03, la bicicletta alle 18:05 e queste persone alle 18:06. Chiaramente l'auto bianca non sta cercando di investire la bicicletta, ma è una sovrapposizione delle immagini che fa in modo che i target siano visibili in movimento senza sovrapporsi tra loro. Qui abbiamo un altro esempio con un'altra telecamera sulla fronte della sede Helmand e vediamo i nostri target come vengono rilevati con il proprio timestamp. Qui abbiamo un soggetto che vogliamo attenzionare, quindi andiamo a selezionarlo e possiamo procedere a fare un'analisi, in questo caso un'analisi per somiglianza, quindi un insieme di attributi. Vedete, selezioniamo il target e poi da qui applichiamo un filtro di somiglianza di aspetto. Il sistema troverà tutti i target che presentano caratteristiche analoghe a questo soggetto. Vediamo ad esempio che ha rilevato altre due persone. Con una rapida anteprima riusciamo a vedere i target se corrispondono o meno alla persona che io sto cercando. Ovviamente questo trasversale su tutte le quattro telecamere interessate dall'analisi.
Possiamo applicare un diverso tipo di indagine, quindi il nostro operatore può fare una ricerca considerando sempre il nostro soggetto, ma cercandolo per caratteristiche di questo tipo: uomo con attributi dell'abbigliamento, in questo caso indumento della parte superiore di manica lunga di colore nero o marrone. Chiaramente le sfumature dovute alla luce gli richiedono di selezionare più colori. Vediamo cosa risulta. Tutti i target che corrispondono a queste caratteristiche. Con una rapida preview video riusciamo a vedere il soggetto in movimento, come si muove all'interno della sede e quindi dell'edificio che noi stiamo andando a monitorare. E qui vediamo in questo caso che si sta direzionando verso il parcheggio per recuperare l'auto. Possiamo applicare un ulteriore livello di indagine per restringere la nostra ricerca e quindi andremo a disegnare un'area di riferimento in modo tale che il sistema presenti tutti i soggetti con quelle caratteristiche che hanno stazionato in quell'area precisa. Vediamo ad esempio che abbiamo quest'altro soggetto che, come vedete, è andato nella stessa area in un momento diverso perché infatti non c'era il veicolo bianco precedente. Bene, un ulteriore livello di analisi che possiamo fare con l'heatmap. L'heatmap indica con il colore la densità delle presenze di target all'interno della scena. Se noi filtriamo anche la heatmap in base alle persone, andiamo a vedere che le persone sono transitate principalmente in quest'area e sono passate anche sui marciapiedi della strada di fronte. Possiamo approfondire ulteriormente il livello di analisi andando a selezionare i percorsi, in questo caso sempre con il filtro delle persone, e vediamo quali percorsi sono stati fatti solo dalle persone, escludendo il disturbo in questo caso creato dai veicoli. A noi interessa analizzare chi ha attraversato questo vialetto e è uscito dal cancelletto frontale. Anche qui possiamo restringere la nostra analisi, quindi con pochi clic riusciamo ad approfondire questa analisi. Selezionando la telecamera di riferimento, applichiamo un filtro disegnando una linea di attraversamento, seleziono la direzione di interesse e il sistema mi proporrà i target che hanno fatto questo percorso e che hanno attraversato questa linea. Anche qui con un rapido clic possiamo vederli direttamente in movimento su un ritaglio video relativo al soggetto. Vediamo anche il secondo soggetto, così come possiamo vedere il video originale, quindi capire tutto il contesto della scena avendo il nostro target evidenziato con un riquadro azzurro. Eccolo qui, questo è il video originale, quindi l'istante che corrisponde effettivamente al transito della persona in quella direzione, in quel percorso, e possiamo quindi vedere anche altri soggetti che si sono presentati assieme all'interno della scena. Bene, passiamo ad un altro livello di analisi. Ragioniamo sempre sui percorsi, in questo caso percorsi del traffico veicolare. A noi interessa analizzare, ad esempio, le automobili che sono passate in questa immagine da destra verso sinistra. Quindi andiamo a filtrare, a restringere la ricerca, disegnando con il nostro mouse un percorso sulla scena, che ovviamente deve ricalcare i percorsi identificati dal sistema, e quindi disegniamo un percorso che va in questa direzione in modo tale che il sistema filtri tutte le auto e mostri solamente le auto che sono andate in quella direzione. Qui lo vediamo con le solite anteprime che si focalizzano sull'immagine, qui vediamo invece la videosinossi, vedete che è sparito tutto il disturbo del traffico nell'altra direzione e abbiamo solamente i veicoli che vanno in questa direzione. Da qui possiamo andare a investigare, ad esempio selezioniamo un'auto, un target di interesse, un'auto di colore rosso. Anche qui applichiamo un filtro di somiglianza. In questo caso applichiamo una somiglianza con una tolleranza ristretta per essere più fedeli al tipo di target che noi andiamo a rilevare. E andremo a vedere i veicoli che compaiono. Vedete tutte le auto rosse che vengono riassunte nella videosinossi, così come possono essere visualizzate anche con i soliti fotogrammi ritagliati proprio sul nostro target di riferimento. Bene, procediamo con un altro livello di analisi e andiamo a fare una ricerca per targa. Il sistema mi permette con un clic di selezionare riconoscimento targa, mostra targhe. Quindi mi propone tutte le targhe che è stato in grado di rilevare in tutte le immagini. Andiamo a selezionarne una, quindi abbiamo il nostro riferimento. Posso fare un'operazione di questo tipo. Aggiungo questa targa che ho visualizzato
ad una lista di controllo. Quindi con un clic io creo una nuova lista di veicoli sospetti. Questa lista potrà essere condivisa tra più operatori, così come potrà essere utilizzata per analisi su altri casi, quindi su altre immagini registrate. Quindi ho ricavato una targa da un evento specifico, ne ho creato una lista e la posso appunto condividere per ulteriori indagini. Qui vedete ad esempio il numero della targa che il sistema ha rilevato. Passiamo ora alla funzionalità Research. Research, come detto, è la dashboard che mi mostra gli elementi in formato grafico. Qui sono presentati degli istogrammi, abbiamo dei dati di interesse riguardo ai veicoli, la quantità ad esempio di biciclette o di persone che si sono presentate nella scena, degli istogrammi con la classificazione degli oggetti che si sono presentati. Questo grafico è dinamico, io posso selezionare una certa categoria, in questo caso mezzi pesanti, tutti gli altri grafici cambiano in modo dinamico andando a visualizzare in questo caso solamente i dati della categoria su cui io ho cliccato. Quindi anche in questo caso, veramente con pochissime operazioni, riusciamo a avere dei dati assolutamente interessanti per fare delle analisi, ovviamente non delle indagini video, ma delle analisi di tipo statistico. Qui abbiamo un esempio di alcune dashboard predefinite che mi propone il sistema. Possiamo andare a vedere ad esempio la dashboard Smart City, basata sugli stessi input video. Abbiamo una classificazione dei veicoli, una permanenza media dei veicoli all'interno dell'immagine, classificazione delle persone, uomo o donna, così come la loro permanenza media. Anche questo è un grafico che è dinamico, quindi cliccando su una classificazione specifica, ad esempio le motociclette, riusciamo a vedere i dati corrispondenti, ad esempio in base al giorno della settimana, quante motociclette sono comparse in questa scena. Quindi riusciamo anche in questo caso ad avere un'analisi molto puntuale dei dati che sono stati ricavati dal sistema. In questo caso un ulteriore dashboard di interesse è quella relativa ai dettagli dei veicoli. Vedete qui abbiamo tutta la classificazione con la tipologia di veicolo, il colore che ha rilevato il sistema, così come la velocità stimata. Dati che sono esportabili in un file CSV con un clic tramite il pulsante che abbiamo appena visto. Quindi posso fornire poi alle forze dell'ordine, ad esempio, un listato con tutti i veicoli e tutte le targhe, se sono state rilevate, che possono essere, oggetto di attenzione. Posso ovviamente creare delle dashboard custom e personalizzate, quindi andare a creare un nuovo foglio e inserire quelli che vengono definiti widget all'interno del nostro sistema. Siamo giunti al termine di questa panoramica in cui vi abbiamo dimostrato l'integrazione tra Briefcam e Milestone. Come avete visto, è una soluzione estremamente potente. E come possiamo andare oltre assieme? Helmat, come sapete, non si limita alla distribuzione di questi prodotti, ma grazie a dei servizi professionali può supportarvi nella proposizione di questi sistemi, che sono ovviamente molto potenti, ma anche altrettanto complessi. Helmut, grazie al suo team tecnico, vi può accompagnare sia nell'implementazione dell'impianto, quindi con una progettazione, con uno startup e con una formazione dedicata sia agli amministratori che agli operatori che poi devono utilizzare questi sistemi. Quindi non esitate a contattarci tramite i nostri canali digitali e aspettiamo, di avere i vostri input per fare dei progetti assieme.